con onore e felicità quello che faccio in tutti gli altri festival, ma anche senza festival, incontri con i bambini e a volte con i loro grandi in giro per l'Italia, sorprendendoli con le filastrocche dette a voce e in faccia e con lo sguardo, e partendo da quelle e poi da quelle arrivando ai libri, dalla voce ritornare alla scrittura. Sono due cose complementari che vanno assieme come i piedi camminando, cioè è importante i libri in festa e sono importanti i festival. È importante i libri in festa perché ci ritorno da 20 anni, forse no, 18, 17, non so. E quindi per noi altri raminghi dei libri in tutta Italia avere un luogo cui ritorni, ritorni e ritorni e ritorni, e quindi conosci sempre meglio le persone, ma anche le strade, i luoghi, genera un po' di affetto e di radici, quindi con Libri in Festa questo si è rinforzato molto. E sono importanti i festival perché sono feste, il festival è una festa, e la festa è l'occasione in cui da sempre gli umani si ritrovano e riepilogano e raffermano e confermano. Dunque noi allora siamo quelli che si chiamano così, crediamo in questo e in questo, si scambiano i legami, si fidanzano, eccetera. Quindi è giusto che ci siano, come ci sono tutte le altre feste. Continuare a raccontarcelo, continuare a sognarlo. Mi era capitato di scrivere i sogni più sinceri e più sbruffoni, si fanno oracoli, sebbene detti, se le visuali diventano visioni, le profezie diventano progetti. Se non si avvera era solo un sogno scemo, ma se si avvera allora brinderemo. Allora occorre sognarli, anche se sono sbruffoni, e perché se siano solo visuali, io non ho visuali sul futuro, cerco di avere visioni. Se le visuali diventano visioni, allora le profezie che non riuscirei a fare diventano progetti, che quindi è meglio che non si rimbocca le mani e fa qualcosa.